Pro Azzurra Mozzate che cerca una vittoria per restare in scia del Gallarate impegnato a Laveno, ma a Locate Varesino arriva una Valceresio alla disperata ricerca di punti. La gara si sblocca anche grazie ad un'incertezza di Inzirello che concede questo corner in avvio. Dalla bandierina Lorenzo Cantaluppi mette un pallone che passa sul secondo palo e in spaccata arriva Piva che mette in gol, andando poi ad esultare con la panchina. Mozzate che sfiora il raddoppio, qui bel numero di Guglielmo Cantaluppi che dialoga poi con Pagani. Il numero 10 serve Callini che a tu per tu con Buzzi stringe troppo il proprio diagonale, non inquadra la porta. L'occasione più nitida, il bomber ospite Memai se la costruisce da solo tirando senza pensarci questo pallone dal limite dell'area che non impensierisce però il ben piazzato Arenella. Poco dopo difesa del Mozzate che pare in affanno su un pallone lungo e Bosio raccoglie la respinta calciando poi di destro, trovando però ancora pronto il portiere di casa. Decisamente più indaffarato dall'altra parte Buzzi, che vede una rimessa profonda diventare un pallone buono per il destro dell'indiavolato Pagani, che trova i guantoni e l'istinto dell'estremo difensore prima e una deviazione di Callini a negare il raddoppio ai suoi. Da una mischia in area all'altra, punizione di Marcai e pallone che resta vivo in area pro azzurra. Da questo batti e ribatti nasce poi il tocco dell'ex di giornata di Simone, che colpisce troppo debolmente in una gara sfortunata per lui. Su questo intervento infatti il centrale sente male ed è costretto a lasciare il campo, bel gesto dell'amico Cremona che lo accompagna. Campo che non è esattamente una tavola di biliardo e Valceresio che si mette in difficoltà con questa costruzione dal basso. Ringrazia Lorenzo Cantaluppi che ruba palla e serve l'omonimo Guglielmo che con la punta non inquadra però la porta graziando la formazione avversaria. Nemmeno un minuto e Ippolito serve Marcai che potrebbe giocare il pallone basso per Memai salvo provare un cross. Il numero 9 fa capire che avrebbe preferito altra soluzione. Il Mozzate ringrazia e chiude il match, pallone di Di Carluccio rigettato verso l'area della Valce da un colpo di testa e contrasto vinto da Lorenzo Cantaluppi proprio sul terzino adattato a centrale, diagonale dove Buzzi non può arrivare e gara in ghiaccio. La squadra di Papis rischia di dilagare visto che solo la traversa nega la gioia del gol al subentrato Gattuso e poi Callini mette a lato sul pallone che resta in area. Pro Mozzate che sfiora ancora il tris anche con Pagani che si trova a tu per tu con Buzzi che viene anticipato ma alla meglio, il pallone si perde sul fondo. Nel recupero si certifica la giornata nera della Valce che con De Gaetano non trova il gol sotto porta. La squadra di Papis quindi vince e si porta a -3 dalla capolista che cade a Laveno. La Valceresio resta quart'ultima.